Buongiorno a tutti, bentrovati al nostro TG Meridiano. Apriamo con la politica. Ti presenti con chi non la pensa come me, ti licenzio. È successo a Livorno, il licenziato ne sta facendo un caso politico. Vediamo, Chiara Valentini. Le prossime elezioni amministrative e l'eterogeneità di idee che fin dall'inizio ha caratterizzato il Movimento 5 Stelle hanno provocato in Consiglio regionale un caso di rottura personale e politica. La questione riguarda il consigliere comunale di Livorno, Marco Valiani, ex 5 Stelle, che alle prossime comunali si ripresenta con la lista civica Livorno in Movimento, collegata a Fratelli d'Italia e al candidato di centrodestra Andrea Romiti. Valiani era anche collaboratore della consigliera regionale Monica Pecori, livornese anche lei, ex 5 Stelle anche lei, ma dell'area di sinistra del movimento, che quando ha saputo della scelta di Valiani lo ha licenziato. I miei ideali non sono assolutamente quelli che vanno in direzione, per esempio, come affermano queste forze politiche, del prima agli italiani. Nessun caso passabile di denuncia, il rapporto era fiduciario e la consigliera Pecori aveva tutto il diritto di fare quello che ha fatto, ma Valiani rivendica la sua scelta che in ogni caso, ai suoi occhi, non può motivare la perdita della collaborazione. Dove è mancata la fiducia? Perché io porto avanti un programma da 5 anni in consiglio comunale, porto avanti un programma da 2 anni in consiglio regionale, scritto insieme alla consigliera Pecori. Dov'è che io ho mancato di fiducia? Non mi risulta che la consigliera Pecori abbia una qualsiasi voglia tessera di partito, come non ce l'ho io. Dove ho mancato nella fiducia? A dargli manforte hanno convocato una conferenza stampa per denunciare l'accaduto il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, che a Firenze ha già ottenuto l'appoggio di un'altra ex 5 Stelle, Arianna Xekalos, e il candidato sindaco Romiti. Noi gli diciamo: Marco, noi vinceremo Livorno e sicuramente sarai con noi e con noi farai l'assessore. Se lei non si è dimessa, deduco porti ancora avanti il programma del Movimento 5 Stelle, il programma con il quale è stata eletta, è lo stesso programma che porta avanti Marco. E ora ad Arezzo parliamo di infortuni sul lavoro. Arezzo è maglia nera nella classifica appunto per il numero di infortuni che si sono registrati. Vediamo. Un primato che non offre motivo per vantarsi. Arezzo è la maglia nera in Toscana per gli infortuni sul lavoro. Il dato del 2018 è impietoso, evidenzia i numeri che sono notevolmente aumentati nel giro di 365 giorni. Nel 2017 vennero denunciati 4.761 infortuni. Il dato vede 100 unità in più nel 2018. L'impennata poi arriva negli infortuni che sono costati la vita alle persone. Dalle 9 morti del 2017 nell'Aretino si è passati a 14 con una impennata nel mese di settembre. Al presidente dell'Associazione Nazionale dei Mutilati Invalidi del Lavoro abbiamo chiesto un parere su questi numeri. Noi abbiamo firmato un protocollo d'intesa con la Regione Toscana il 2 di luglio del 2018. Il 18 di dicembre avevamo già formato Regione Toscana e Ufficio Scolastico Regionale. Avevamo già formato 22 testimonial. E da gennaio a oggi noi abbiamo già visionato circa 2.000 studenti portando la nostra testimonianza nelle scuole, ma soprattutto anche nelle aziende, perché anche ci sono anche degli imprenditori che ci cercano per comunque portare la nostra testimonianza ai propri dipendenti. Questo perché? Perché noi vogliamo arrivare a instaurare una cultura della sicurezza, una cultura della prevenzione, non solo un obbligo. Con le nostre testimonianze riusciamo a sensibilizzare e a fare in modo che rimanga più impresso nella mente quello che potrebbe essere il rischio di non rispettare le norme di sicurezza. Rimaniamo ad Arezzo per parlare di una bella storia di solidarietà, operai che aiutano una collega in difficoltà. Vediamo. Vanno in aiuto della collega in difficoltà, una bella storia di solidarietà umana e civile tra i lavoratori. È successo all'interno di un'azienda di Capolona, un'operaia sta affrontando una delicata situazione familiare, il marito è in ospedale a San Sepolcro colpito da un tumore che lo sta costringendo al ricovero
e alle cure. Gli serve assistenza continua. La coppia ha due figli. La ragazza lavora a Capolona ma abita in Valtiberina e tutte le mattine per andare a lavorare è costretta ad affrontare un viaggio non agevole. Per assistere il marito che necessita di assistenza continua servono aiuti. Ed ecco che i colleghi, una cinquantina in tutto, hanno deciso di regalare o uno o due giorni di ferie a testa per poter permettere alla donna di stare vicino al marito in ospedale. Una misura che potrà servire anche a gestire le attese della burocrazia, visto che sono state espletate tutte le pratiche per il riconoscimento della malattia. Un bel gesto che ha commosso la giovane ragazza, la quale ha voluto sottolineare che non è la prima volta che nella sua azienda accade questo. Già qualche anno fa i colleghi aiutarono una operaia che fu coinvolta in un drammatico incidente stradale con pesanti conseguenze per lei. E ora andiamo a Pistoia, dove ieri c'è stato il taglio del nastro per la sesta edizione della Toscana in Bocca, organizzata da Confcommercio Pistoia e Prato. Ospite della manifestazione è Benedetta Parodi. Vediamo. È Benedetta Parodi, uno dei personaggi più noti del panorama enogastronomico della televisione italiana, l'ospite speciale della sesta edizione della Toscana in Bocca, promossa a Pistoia da Confcommercio Pistoia e Prato. L'appuntamento con la famosa conduttrice per domenica 5 maggio alle 18 sul palco della cattedrale ex Breda, termine di 4 giorni di degustazioni e tanto divertimento. Noi cerchiamo sempre con il gruppo di lavoro di portare novità, di portare un vento nuovo ogni anno per dare la possibilità a chi viene tutti gli anni di vedere e partecipare con qualcosa appunto di innovativo, di divertente. Quest'anno avremo per la prima volta una parte esterna, un giardino esterno che appunto permetterà di vivere anche all'aperto la Toscana in Bocca e avremo la possibilità di fare show cooking con ristoranti stellati ogni giorno con un ristorante stellato diverso. In quest'ottica saranno protagonisti della sesta edizione 4 chef stellati che si esibiranno nei cooking show di ricercati piatti che il pubblico potrà degustare devolvendo un contributo in beneficenza a favore di Fondazione Firenze Radioterapia Oncologica. Saliranno sul palco della Toscana in Bocca Marco Stabile dell'Oradaria di Firenze, Marco Cassai del ristorante Atman di Lamporecchio, Silvia Baracchi del Falconiere di Cortona in provincia di Arezzo e Maria Prost della Tenda Rossa di San Casciano in provincia di Firenze. Ecco un'occasione anche per promuovere la qualità del nostro territorio sia dal punto di vista artistico, paesaggistico e monumentale, abbinato alla enogastronomia così di qualità e così caratterizzata per la Toscana e per la Pistoiese. E ora per la ricetta del giorno andiamo in Lunigiana, vediamo. Siamo in Lunigiana, provincia di Massa Carrara, comune Licciana Nardi, luogo il castello, il mitico castello caro ai Malaspina, il castello di Ponte Bosio. Qui con me Antonio Morelli che ha realizzato un tris diciamo degustazione a base di agnello di Zeri, altro elemento grande eccellenza di questo territorio, la razza zerasca, vero? Allora, andiamo subito a presentare queste tre formule. La prima... Allora, diciamo che è una appunto degustazione di agnello che vede delle costolette appena scottate alla griglia, una spalla di agnello cotta in sottovuoto con della cipolla di Treschetto, quindi forno a vapore 4 ore per circa 80 gradi. All'interno che cosa c'è? E all'interno di un carré del coscio disossato c'è una crema di rapini con delle salsicce, un po' di polenta che insomma fa guarnizione, fa contorno, e il suo fondo, quindi un fondo tenuto dalle ossa dell'agnello ridotte con sedano, carote, cipolle e pomodoro per ultimare il piatto e dare la salsa. Senti, se io volessi fare una giratina con un bel pezzettino di pane, che pane suggeriresti? Qui schiamo in piedi, lo sai, per me è pane di vinca. Come pane di vinca? Pane di vinca, in insomma, che cosa, da che cosa da, si diciamo si la, intanto la conformazione la posizione del paese di Vinca, che è molto particolare insomma in Alta Lunigiana, ma soprattutto per la farina di segala che utilizzano nell'impasto e la lunga lievitazione che gli danno all'impasto stesso, quindi un pane che dura anche qualche giorno, un pane che non siamo probabilmente più abituati neanche a mangiare, ma che è un'esperienza da provare, da perché provare, è un pane da unico. Provare. Gourmet all'ascolto, il pane di Vinca bisogna
conoscerlo. Bene, detto questo, se dovessi fare un piccolo gioco, dimmi tre piatti fondamentali lunigianesi che non debbono mai, che bisogna assaggiare se si viene in Lunigiana. Allora, se si viene in Lunigiana, di testaroli ovviamente, testaroli al pesto ovviamente, la torta d'erbi. Bravo, torta d'erbi della Lunigiana, e poi insomma altre torte tipiche della Lunigiana come la borbota, l'agnello di Zerio e insomma, i panigacci insomma, ma prodotti tipici ce ne sono tantissimi. Bene, ma ne abbiamo almeno citati tre che mi sembrano molto importanti. Grazie da Antonio Morelli. E ora il TG Salute. In questo numero del Salus TG, i NEI vanno controllati almeno una volta nella vita. FP CGL Medici, precari di medicina generale dimenticati dal governo. Latte di mamma contro obesità, protegge il bebè da futuro XXL. Grazie alle campagne di prevenzione, sono sempre di più gli italiani che fanno controllare i propri NEI. Eppure, in molti, ancora ne sottovalutano i rischi. Gli adulti sarebbe bene che si facessero controllare almeno una volta per capire se sono persone a rischio. Diciamo che sicuramente noi controlliamo sempre persone che hanno già tanti NEI, che hanno una pelle molto chiara e tendono a scottarsi, persone che hanno una storia personale o familiare di melanoma, mentre invece è un esame che non dovrebbe essere riservato di routine ai bambini, perché la probabilità che un bambino abbia un neo atipico, un melanoma, è veramente molto bassa. È inaccettabile che nei processi di stabilizzazione dei medici di medicina generale il governo dimentichi la metà dei precari. Lo denuncia la FPCGL Medici, precisando che nel decreto legge recante misure emergenziali in sanità, che dovrebbe anche prevedere percorsi di stabilizzazione per i medici di medicina generale, non vengono minimamente considerati i tantissimi precari della continuità assistenziale e dell'emergenza sanitaria territoriale. Di mamma protegge da un'infanzia taglia XXL. A mostrarlo è uno dei risultati contenuti in due nuovi studi targati OMS Europa, che hanno coinvolto anche l'Italia con l'Istituto Superiore di Sanità. Più in dettaglio, tra i piccoli in età scolare, la percentuale di oversize rimane alta ed è maggiore tra chi non è stato allattato al seno rispetto a chi lo è stato. Il 16,8% contro il 9,3%. Bene, è tutto per ora, l'informazione torna alle 19, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata con i programmi di Toscana TV.